È notte fonda ormai e Lucia si sta recando nella sua stanza. Come ogni sera, prima di andare a dormire, beve una tisana allo zenzero, sapete quelle depurative che fanno bene al corpo. Si mette il pigiama e si corica sul letto inconsapevole che quella sera avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Chiuse gli occhi e in meno di 3 secondi si addormentò. Riaprendoli, si trovò in una stanza a lei sconosciuta. «Starò sognando», pensò lei. «Sì, sicuramente è un sogno». Non sapendo cosa fare, iniziò a girovagare in quella stanzetta buia e tetra, cercando di cogliere tutti i dettagli possibili. Quella stanzetta era molto piccola. Sarebbe entrato a malapena un letto con un comodino. Ed era vuota, completamente vuota. Vi era giusto una finestra da cui subentrava la luce fioca della luna. I muri e il pavimento erano costruiti con una pietra vecchia e piena di muschio, e tutto intorno vi era una lieve nube di fumo. Quella stanza era molto strana, ma Lucia si concentrò su una cosa in particolare. Rigirandosi nuovamente su se stessa per osservare scrupolosamente quella stanza, vide in un angolo un grammofono con un disco completamente nero. Lucia si avvicinò a quello strumento con molta ansia, pur consapevole di star sognando, e fece partire il disco. Tutto un tratto, quella stanzetta tetra e oscura si trasformò in una stanzetta allegra. La luce del sole irradiava le pareti che erano diventate di un colore rosato, e il grammofono suonava una canzone. Quest'ultima, però, non era in linea con l'ambiente generale. Questa canzone era triste, malinconica, e di sottofondo si sentiva un uomo piangere disperato. Lucia, sempre più angosciata da quel sogno, cercò di staccare quella sinfonia straziante, ma appena toccò il disco, una terribile scossa pervase il suo esile corpo e la sua mano si staccò velocemente da quell'oggetto. La sinfonia si fece sempre più forte. L'uomo di sottofondo piangeva ancora più disperato, finché ad un certo punto tutto si fermò. In quella stanza, dove prima vigeva un'aria angosciante, ora vige il silenzio, la pace. Lucia però era tutt'altro che serena, anzi ancor più impaurita da quel sogno strano. Ad un certo punto sentì una mano poggiarsi sulla sua spalla. Lucia rimase pietrificata. Non aveva nessuna intenzione di voltarsi. Quella mano però sembrava come rassicurarla. Più rimaneva sulla sua spalla e più la faceva sentire serena, protetta. Decise così di voltarsi, molto lentamente, senza nessuna fretta, finché non si trovò davanti quel volto, un volto a lei conosciuto, un volto a cui voleva bene, il volto di sua madre. Piangendo, Lucia si buttò tra le sue braccia e la strinse in un abbraccio così forte che riusciva a sentire il cuore della madre colpirle il petto. «Mamma, ti prego, aiutami, non voglio rimanere qui». La mamma rimase a fissarla dritta negli occhi, senza dire nulla. «Mamma! Mamma! Mamma!» iniziò ad urlare Lucia, scuotendo la mamma. «Non andare via», disse la mamma con una voce stridula e lieve. «Fidati! Non svegliarti! Te ne pentirai!» «Mamma, cosa dici? Perché dovrei pentirmene? Questo non è un sogno, amore di mamma. Noi... Noi cosa, mamma? Mi stai facendo paura. Noi siamo morte», disse la madre abbassando lo sguardo. Lucia rimase senza fiato fino a quella frase. Non riusciva a muoversi o a pensare. Quella frase l'aveva talmente presa alla sprovvista che Lucia rimase lì, ferma, immobile, come una statua, a fissare nel vuoto. «Ma com'è possibile? Ricordo perfettamente di essere andata a letto. E tutti noi eravamo vivi», disse Lucia dopo essersi ripresa. «E papà? Dove si trova papà?» «Lui è ancora lì, nel mondo». «No, no, non voglio rimanere qui. È solo un sogno. Tu sei solo un sogno». Lucia iniziò ad agitarsi e mentre la mamma cercava di calmarla, quella musica, quella maledetta musica che si era fermata poco tempo prima, ripartì. Prima si sentì piano, poi sempre più forte.
Lucia continuava a gridare, dimenarsi, fino a che non divenne tutto buio. Improvvisamente sparì tutto. Tutto quanto, tranne la musica e quel maledetto uomo che piangeva. Lucia non capiva. Sembrava sveglia in quel momento, ma era comunque tutto buio. Provò a muovere le dita, poi i polsi, le mani e le braccia, ma senza alcun motivo il suo spazio era ristretto. Sentiva uno strato di tessuto ovunque intorno a lei. Era un tessuto soffice. Si accorse subito dopo di avere in petto quella che, al tatto, sembrava una rosa. Lucia capiva sempre meno, così fece l'ultima cosa che poteva fare. Urlò con tutto il fiato che aveva in corpo. Urlò così forte che avrebbe potuto sentirlo anche una persona a 1000 metri di distanza. Peccato che il suo urlo era coperto dal pianto straziante del padre sdraiato sulla sua tomba, dove a fianco vi era quella della madre e le persone intorno stavano cercando di consolarlo, altrimenti forse, e dico forse, qualcuno sarebbe anche riuscito a sentirla.